ragione di gruppo a fare un video qualche professore di quadro d'angelo. Io vengo dalla Tarantella e voglio dire anche scritto. Come se girava di appunti di congresso? Magari la modificità cambiare. Ma no, sono d'accordo. Ma no, ti sa, ma ti dicevano che è fare sempre con me. Guarda, sono tutti lo dicono. Un sasso dietro della testa. No, no, un sasso. No, 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 mi dissocio. E voi di dietro, ma che dite? Le lezioni che dovete canale? Sì, già si stanno tutte le lezioni. Le menti, mette lei canale. Ma io sei tutti che stanno parlando bella. Prof. No, prof. Le menti non mi piacciono bene, prof. Le menti lei, un po' Daniele non te le voglio. Ok. Allora, possiamo cominciare anche oggi. La lezione di oggi sarà un argomento diverso, perché parleremo di container e vi introdurrò al concetto di container e poi vi spiegherò un po' come funzionano con Docker. La ragione per cui abbiamo deciso di farvi anche, di mostrarvi anche queste cose a lezione è perché, nonostante siano degli strumenti che sono stati sviluppati per il mondo dell'ingegneria del software, in realtà stanno avendo un impatto anche sul nostro mondo, quello della robotica, dei sistemi autonomi e delle architetture di controllo. In particolare noi come gruppo di ricerca Giù li stiamo usando da diversi mesi ormai per lavorare ai progetti che stiamo curando e sono estremamente comodi per delle ragioni che adesso spero di riuscire a chiarirvi. Soltanto un piccolo avvertimento iniziale, tutto quello che vedrete adesso si fonda su alcune funzionalità specifiche del kernel Linux, che io vi spiegherò, anche se ovviamente in breve. Quindi tutto quello che vedrete funziona alla perfezione finché si è nel tuo Linux. Non vi possiamo garantire che tutto quello che vedrete adesso sarà replicabile senza qualche difficoltà o del tutto su piattaforme diverse. Per quello che ne sappiamo, il WSL2 su Windows dovrebbe continuare a funzionare con questo genere di cose, perché dentro il WSL2 c'è un kernel intero che dovrebbe essere stato compilato di default con le funzionalità che adesso vi introdurrò. Per cui, finché rimanete lì, dovrebbe funzionare tutto. Finché rimanete su Linux, dovrebbe funzionare tutto. Al di fuori di quello, non lo sappiamo e non ce ne preoccupiamo, perché le piattaforme che utilizziamo per sviluppare sono queste. Quindi, di cosa vi parlo? Vi introduco innanzitutto il concetto di container. Vi spiego poi cos'è Docker, come funziona, come strumento utilizzato per gestire i container, e poi vi parlo di Docker Compose, che è uno strumento parallelo a Docker che serve per automatizzare la gestione dei container, che come vedremo può diventare un task abbastanza complicato. Quindi iniziamo dal concetto di container. Adesso diciamo, avrei potuto cercare di spiegarvi questo concetto dandovi una definizione che avrei voluto far entrare tutta in una frase e sarebbe diventata orrendamente lunga. Quindi ho preferito cercare di farvi arrivare per gradi a capire che cosa sia, presentandovi anche qua una serie di problemi che questo tipo di funzionalità può risolvere. Il primo problema è un problema abbastanza classico nell'ingegneria del software, ossia il packaging delle applicazioni. Supponete di voler distribuire una nuova applicazione che state sviluppando e volete assicurarvi che questa applicazione sia compatibile con tutte le piattaforme per la quale la state distribuendo. Il che significa replicare gli stessi step di installazione su tutte le piattaforme e allineare tutte le dipendenze che questa applicazione ha su tutte le piattaforme che volete supportare. Il tutto costruendo una sorta di package che sia facilmente identificabile e sfruttabile, soprattutto che sia anche facilmente gestibile. Un altro problema, che il cui contesto è sempre quello, è quello invece dell'isolamento delle applicazioni. Supponete di star costruendo un server e di star aggiungendo diversi servizi su questa piattaforma che state deployando. Per ogni applicazione, per ragioni di performance, ma soprattutto di sicurezza, volete definire dei limiti che questi hanno all'interno del sistema.
limiti in termini di risorse del sistema a cui queste applicazioni possono accedere, ma anche in termini di permessi che queste applicazioni hanno. In sostanza, voi volete che le vostre applicazioni possano accedere a tutte e sole le risorse del sistema di cui hanno effettivamente bisogno per funzionare bene. Di fatto, voi volete isolare, questo è il termine tecnico, queste applicazioni dal resto del sistema. E questi sono due esempi abbastanza classici. Il terzo e ultimo esempio è quello che invece ci interessa di più, perché è quello che noi attualmente stiamo, è il caso d'uso che noi attualmente stiamo incontrando maggiormente nel nostro ambito, che è quello della replicazione degli ambienti di lavoro. Ora, supponete che vi sta sviluppando applicazioni per un certo sistema, di star risolvendo qualche problema per uno specifico sistema. Chiaramente voi vorreste essere in grado di lavorare sulle vostre piattaforme, sui vostri sistemi, nello stesso modo in cui lavorereste sul sistema target. Il che significa che vorreste avere una copia locale del sistema su cui volete sviluppare, che non vi rende però necessario portarvi dietro una copia fisica di questo sistema, qualunque esso sia, sia un'installazione di sistema operativo che una vera e propria macchina, ok? E vorreste essere in grado di replicare anche l'installazione di tutto il sistema e le dipendenze necessarie al vostro software contenute nel sistema target. Nello stesso modo sia sulla macchina di sviluppo che sulle vostre, nei vostri ambienti di lavoro. Quindi vorreste tra l'altro essere in grado di replicare questa installazione in modo efficiente. Sappiamo tutti che un modo semplice per risolvere questo problema è scriptare tutto. Quindi gestiamo delle script di shell, ci mettiamo tutti i modi necessari a tirare sul sistema da zero e li eseguiamo. Però questa è una cosa che prende tempo. Ed è una cosa che ogni volta che replichiamo dobbiamo stare attenti e monitorare, perché non è detto che non ci siano stati aggiornamenti nel frattempo che non abbiano rotto tutto. Vorreste essere in grado di fare una snapshot dell'installazione che avete ottenuto e poterla replicare dovunque, dovunque abbiate bisogno, semplicemente scaricando qualcosa, copiando dei dati, piuttosto che eseguendo tutti gli step uno per uno. Va bene? Ok. Quindi capirete che tutti i problemi che vi ho descritto finora hanno un comune denominatore, una comune possibile soluzione, le macchine virtuali. Voi potreste definire delle macchine virtuali per i vostri ambienti di lavoro, per i vostri ambienti di sviluppo, per i sistemi target, montarli lì sopra e fare quello che vi aspettate di poter fare. Però le macchine virtuali hanno un grosso problema, sono lente, perché richiedono risorse al sistema host. Il kernel del sistema host spesso va, anche quello del sistema guest, vanno aggiustati per consentire le esecuzioni in parallelo di due sistemi di cui uno è virtualizzato. E è richiesto anche supporto hardware alla virtualizzazione, in special modo alla gestione in parallelo all'interno della stessa RAM, sia della memoria virtuale del guest che della memoria virtuale dell'host. Per cui è un overhead aggiuntivo che dovete portare dietro, che può essere apprezzata, diciamo, accettabile in fase di sviluppo, ma sicuramente non lo è quando poi andate a deployare quello che avete sviluppato. In ciascuno di questi casi, però, c'è anche un'altra similarità. Il sistema operativo non è mai coinvolto, ossia voi non vi preoccupate mai della replicazione dell'installazione del sistema operativo in quanto kernel, in quanto nucleo. Poi vi preoccupate soltanto dell'installazione di una serie di dipendenze della costruzione dell'ambiente di lavoro e dello sviluppo del vostro software. Il sistema operativo che sta sotto tutto questo, fissata la sua versione, fissato il suo kernel, fissate ma anche a più alto livello le funzionalità che, di cui voi necessitate, può essere sempre, può essere anche qualunque. A voi non interessa replicare le cose a quel livello. Vi interessa soltanto lavorare a livello di applicazione. Quello che vedete a destra è il logo di FreeBSDJ, che è la versione del FreeBSD di quello di cui vi sto parlando. Non ci interessa, però quello che volevo comunicarvi con questa immagine è esattamente la natura di un container. Immaginate che il diavoletto sia l'applicazione che state sviluppando e voi volete confinare questa applicazione all'interno di una gabbia che è sia definita in termini di hardware, questa può avere accesso o che semplicemente vede, sia a livello di software, alla fine di conferirgli una idea del sistema su cui gira completamente definita da voi, se ne avete bisogno. Avete capito? Questo è un container. Non è una macchina virtuale,
È semplicemente una funzionalità che consente di dare alle vostre applicazioni un'idea diversa del sistema su cui girano, un'idea che voi definite, avendo però dietro sempre lo stesso sistema. Okay? Adesso potremmo passare direttamente a parlare di Docker, dopo aver dato questa definizione, però voi avete un background di ingegneri informatici, avete una preparazione sistemistica, per cui 5 minuti di descrizione delle funzionalità del kernel Linux su cui Docker fortemente si basa, abbiamo ritenuto giusto di darvele, per sapere quantomeno che cosa c'è dietro alle cose che fare. Le funzionalità su cui Docker si basa alla fine sono un sottoinsieme abbastanza limitato, che sono state introdotte molto prima che si iniziasse a parlare, all'inizio del 2000 in particolare, e si potrebbero alla fine riunire in queste tre: i control groups, le namespaces e le capabilities. Detta molto in breve, i control groups sono una funzionalità del kernel che consente di specificare diverse policy di utilizzo delle risorse di sistema, in particolare della CPU o della memoria, per gruppi di processi. Un esempio molto banale: processi che sono gestiti secondo schedulazioni real time e processi che sono gestiti secondo schedulazioni più generiche. Seconda funzionalità, i namespaces. Ne esistono diversi, però tutto quello che fanno semplicemente è conferire ai processi la possibilità di essere isolati in reami differenti, nel senso che gli si dà la possibilità di vedere diverse parti del sistema, ciascuna a proprio modo. Quindi possiamo dare all'interno di un namespace una certa idea dell'hardware che quella macchina monta ai processi che fanno parte di quel namespace, oppure del software che quella macchina ha a disposizione, dei permessi che ha, delle chiamate del sistema che può fare, o anche dei processi che stanno eseguendo all'interno di un altro namespace. Le capabilities invece sono una funzionalità di sicurezza che è stata introdotta per cercare di dare una grana un po' più fine ai permessi degli utenti. Voi sapete che esiste il concetto di super user in Linux, quindi quando dovete eseguire dei comandi che chiamano il sistema per eseguire operazioni particolari, dovete avere permessi di super user. Il super user può fare un sacco di cose. L'idea delle capabilities è dare ai thread la possibilità di fare alcune di queste cose. Quindi voglio che i thread di un processo siano in grado di impostare alcune cose dello stack di rete o delle interfacce di rete senza essere eseguiti dal super user. Gli imposto le capabilities. Naturalmente potete fare il super user, però lo fanno una volta per tutte. Da un momento in poi eseguono come gli pare. Esistono capabilities per fare tantissime cose. La funzionalità che però più vi rende l'idea di come possano essere gestiti i container è quella dei namespace. E in questa immagine, che è un po' piccola forse, è raffigurato un esempio di PID namespace, perché un possibile esempio di namespace è quello che viene eseguito, che può essere costruito con i process IDs, che sapete sono gli identificativi di un processo all'interno del sistema. Quando voi avviate il vostro kernel e usate normalmente il sistema, i processi vivono all'interno di un PID namespace generale, che è questo universo che possiamo vedere qua, no? Se volete, potete creare un namespace figlio, cioè interno a quest'altro. All'interno di questo namespace avviare altri processi. Voi sapete che i processi si riferiscono l'uno con l'altro attraverso i PID. E all'interno di questo namespace, i processi che hanno creato il namespace figlio sanno che questo namespace esiste, possono riferire i PID di questo namespace qua dentro. Ma all'interno di quest'altro namespace, solo questi processi 6.1, 6.2 e 6.3 sono in grado di vedersi tra di loro. Non sono a conoscenza del fatto che sulla macchina, che possono vedere anche nello stesso modo in cui la vedono questi, sono in esecuzione tutti questi altri processi. Di fatto lui e lui possono avere lo stesso PID. Non è importante, perché il PID ha valenza all'interno del namespace. Di fatto, questo potrebbe essere un container. Questi potrebbero essere dei processi in esecuzione all'interno del container. Lui, che magari è il demone che gestisce il container, sa che questo namespace esiste perché l'ha creato lui, lo gestisce lui, sa che questi processi al suo interno ci sono, ma loro pensano di stare eseguendo su una macchina dove tutto questo mondo non esiste e della quale vedono l'idea che questo processo ha voluto darlo. Sì.
portarlo al contenere che non può stancare non può essere, sì, chiaramente sì. Cioè, non si può fare proprio tutto all'interno di un container, chiaramente è un discorso molto ampio perché dipende dal kernel, dipende da quello progettato, da quello che è a disposizione, però in linea di principio, se volete avviare un processo all'interno di un container, lo potete fare se questo processo ha a disposizione tutte le risorse, sia hardware che software, di cui necessita. Ok, quindi se avete seguito fino a qui, ci siete, avete un'idea di cosa sia un container. E quindi possiamo passare a parlarvi di Docker. Che cos'è Docker? Docker è semplicemente un engine, ossia un insieme di demoni e di utility che consentono di gestire, costruire e distribuire i container che potete voler creare. E quello che fa Docker sostanzialmente è automatizzare per voi la gestione di tutte le funzionalità del sistema operativo che sono necessarie alla creazione dei container. E quali sono queste funzionalità? Beh, quelle che vi ho raccontato brevemente fino qua, più altre, che potete vedere riassunte qua. Chiaramente non ve le spiego tutte quante, però l'idea è che Docker vi offra un'interfaccia semplice verso le funzionalità del sistema operativo che vi consentono di creare e gestire i container. Quindi questo schema sostanzialmente riassume quello che vi ho appena detto, perché avete che attraverso una libreria che nel tempo è stata costruita, che da lì il container che fa parte di Linux, voi potete, più altre cose, potete chiamare le funzionalità del kernel che vi consentono di costruire un container, che sono quelle che vi ho spiegato prima, i control groups, i namespaces, le capabilities, più altre cose, nel filter. Il firewall, neanche in tutto lo stack di rete, e via dicendo. Ok? Qual è il costo aggiuntivo? Ovvero, supponiamo che un'applicazione viva in un Docker, poi è un'altra invece direttamente nella macchina stampa, insomma, di un kernel. E il costo che deve pagare l'applicazione, però, deve fare chiamate particolari. Il Docker Engine, ovviamente, ha il suo costo di gestione perché deve fare tutte queste cose qua. Però le performance di un'applicazione che viene eseguita all'interno di un container, quindi in una situazione di questo tipo, a parità di architettura hardware sotto, punto su cui tra poco torneremo, sono esattamente le stesse, perché di fatto è un processo che esegue sullo stesso kernel di tutti questi altri, semplicemente in un reame differente da questi altri. Quindi il Docker è come si gestire la locazione di risorse del sistema. Questo è importante, perché se no, grazie. Ok, quindi stiamo qui. Ok, quindi perché ci interessa questa roba? Ve l'avevo anticipato all'inizio, però a questo punto entriamo un po' più nello specifico, visto che abbiamo capito di cosa si tratta. Ci interessa perché nel nostro ambito ci sono una serie di scenari, diciamo, classici, che possono essere efficacemente risolti attraverso l'utilizzo di container. Ovviamente c'è tutto ciò che riguarda il deployment di un sistema. Voi potete immaginare che genere di lavoro sia, ad esempio, quando si deve impostare il microcomputer di bordo di un robot. Bisogna scegliere la distribuzione che bisogna, di Linux che bisogna montarvi, ovviamente se il sistema target è Linux, ma in questo caso stiamo supponendo che lo sia. Bisogna configurarla in modo che rispetti le specifiche che vogliamo e poi bisogna installare tutta una serie di applicazioni che sono il software che vogliamo usare. Tutte queste devono avere delle specificazioni, deve essere tutto perfettamente allineato. Noi vorremmo fare una snapshot in modo efficiente della configurazione che abbiamo ottenuto. Con un container gestito tramite Docker lo possiamo fare. E se dovessimo costruire un altro robot dello stesso tipo o riprogrammare un onboard computer uguale, quello che dovremmo fare sarebbe semplicemente riscaricare il container e riempirlo. Un altro problema che ci risolve è chiaramente quello che abbiamo descritto prima, degli ambienti di sviluppo, perché a questo punto potremmo replicare una configurazione del genere anche sulle nostre macchine, di fatto programmare come se stessimo programmando sul computer di bordo su cui siamo interessati a sviluppare.
Ma un'altra funzionalità molto importante di Docker è il supporto a piattaforme diverse. Docker, ad esempio, supporta QEMU, che è un emulatore di architetture, per costruire e far girare container. Ovviamente qui c'è, per tornare alla domanda di prima, c'è un overhead prestazionale rilevante, perché quello che fa QEMU è cercare di emulare al meglio possibile in hardware ogni istruzione dell'architettura target per cui voi volete emulare l'esecuzione. Ma potete immaginare che emulare un'istruzione da un'architettura all'altra può voler dire capire che genere di istruzione sia, capire qual è la sequenza ottima di istruzioni da fare per replicare il risultato se ce non ce n'è un equivalente nell'architettura su cui state eseguendo. Quindi, quando generalmente voi anche solo buildate dei container per un'architettura diversa da quella su cui state eseguendo, le latenze sono maggiori, le performance sono minori. Però, questo è molto importante perché magari eseguire la build, costruire un container sul sistema target, sull'architettura target, è comunque più lento. Quindi quello che vi fate è costruire il container su un sistema più veloce che può permettersi di fare le cose con questo overhead prestazionale. Fate la snapshot, la scaricate sul sistema target, non rimettete da realizzare tutto quanto che ci possono vedere dei giorni, semplicemente lo scaricate e lo avviate. Poi, nel nostro ambito capita spesso di incontrare dei vendor di soluzioni hardware e software che hanno una loro idea di distribuzione di software e quindi non rendono molto semplice la configurazione del loro hardware. Un esempio sono i sistemi integrati Jetson della Nvidia. Una soluzione di questo tipo, se è supportata su questi sistemi, vi consente di fare un po' come vi pare, perché invece di dovervi preoccupare di reinstallare il sistema da capo su sistemi dove magari la distribuzione software è stata fatta in un certo modo, è stata ottimizzata per l'esecuzione sull'hardware, potete limitarvi a scaricare un container dove avete installato un sistema più aggiornato e eseguire sempre all'interno di quello, senza nessun overhead prestazionale, senza dovervi preoccupare di riconfigurare tutto quanto da capo ogni volta, e di fatto beneficiando delle ottimizzazioni hardware che sono state fatte da chi ha costruito l'installazione del sistema per quello un po' più. Non so se è peccato così a pelle, ma se dovessi utilizzare una QEMU, perché no, devo girare su un container software che girerebbe in un'architettura diversa, non conviene per punto, o quanto conviene invece la QEMU rispetto alle virtual machine? Allora, così a pelle se lo sa, insomma. Allora, una virtual machine dovrebbe comunque essere emulata, perché l'architettura hardware sotto è diversa. Certo. Quindi comunque ci sarebbe bisogno di ricorrere a uno strumento di questo tipo. Ah, comunque? Sì. Di fatto, e tra container, diciamo, software, programmi di container diversi, a parte cose, come possono comunicare tra loro? C'è la possibilità di esporre parti dell'hardware, ad esempio lo stack di rete, come abbiamo fatto, oppure interfacce di comunicazione, porte seriali, cose di questo genere. Per non dire, c'è la possibilità di condividere memoria, cioè in Linux, come in altri operativi, c'è il concetto di memoria condivisa. Si può fare in modo che le applicazioni che eseguono all'interno di container, o comunque di container, possano accedere a porzioni di memoria condivise sia tra processi che vivono all'interno di quel container che tra processi che vivono al di fuori di quel container. Ok. E quindi attraverso le chiamate di sistema convenzionali della piattaforma per accedere alla memoria condivisa si può utilizzare. Ok? Ci siete tutto? Ok. Quindi, come si costruisce un container con Docker? Adesso oggi sarà un po' un crash course su tutti i tool collegati a Docker. La base di un container è il Docker file, secondo Docker. Un Docker file è sostanzialmente un file di testo in cui andate a scrivere una ricetta per la costruzione del container. È un set di step che vanno eseguiti uno dopo l'altro per la costruzione del vostro container. Questi step possono essere di tutto, come vedremo, e si può andare attraverso quello che vi consente di fare il Docker file, dalla costruzione di
un ambiente con una piccola serie di dipendenze che possono consentire a un singolo eseguibile di girare, ha la costruzione di un'intera installazione di una distribuzione Linux che però vive all'interno di quella che voi avete nel vostro sistema. E sembra uno script sostanzialmente, però è una ricetta per costruire un'immagine. Nel centro di Docker un'immagine è un archivio binario che racchiude tutto ciò, di fatto è una snapshot del container che il Docker file specifica e che è usato per avviare container. Quindi voi potete avere un'immagine costruita a partire da un certo Docker file e a partire da quell'immagine avviare anche container diversi che possono essere riferiti in modo diverso, però hanno tutti la stessa base di partenza. Un'immagine può essere gestita come vi pare, di fatto è quella che solitamente viene redistribuita quando si parla di distribuzione di container attraverso Docker. Quindi può essere salvata, può essere scaricata o più comunemente può essere costruita localmente a partire da Docker file. Un container viene costruito a partire da una specifica immagine che gli dice come deve essere fatto e può essere avviato, stoppato e ammazzato, sono tutte le cose che fareste con un processo alla fine. I processi che vengono istanziati all'interno di un container vivono in un'idea del sistema ospitante che vi conferite quando configurate il container all'avvio attraverso Docker con una serie infinita di opzioni di avvio praticamente. E ci sono alcune sicure che voi potete scegliere di disattivare per prevenire la possibilità che i processi che eseguono all'interno del container possano accedere a risorse del sistema host a cui non hanno diritto. Ad esempio sono sempre in gioco delle file system jails, che sono delle funzionalità del sistema che impediscono ai processi che vivono all'interno del container di risalire nel file system fino al file system dell'host. Voi sapete che il file system Linux è fatto ad albero e si possono agganciare i file system in diversi punti dell'albero. Bene, quando i processi eseguono all'interno di un container, loro vedono un normale file system, quindi fatto da directory root, home e vanno in profondità. In realtà la loro root directory si trova solitamente in una sottodirectory di var nel sistema host. E file system jails e altre funzionalità impediscono ai processi di poter risalire al di sopra di questa cartella. Una cosa importante riguardo alle immagini è che queste sono costruite incrementalmente. Cioè, ogni direttiva che voi specificate nel vostro Docker file va in qualche modo ad aggiungere cose all'immagine che state costruendo. E infatti ogni comando all'interno del Docker file specifica un diverso layer, cioè un diverso strato. Quindi voi potete iniziare la costruzione di un'immagine andando a abilitare un container a partire da un Docker file e costruire il primo layer, perché viene dal primo comando, dal secondo layer viene dal secondo comando, al terzo comando magari ce n'è due e si pianta. Non è che avete perso tutto quello che avete costruito fino a quel punto, perché il file binario che costruisce l'immagine è stato parzialmente costruito perché i layer costruiti fino a quel punto, il primo e il secondo, sono stati salvati comunque. E l'occupazione di memoria dei vari layer è limitata perché sono memorizzati sulla base non del contenuto, ma delle differenze tra l'uno e l'altro. Un po' come Git per le modifiche file, no? E questo vi consente appunto di eseguire il caching dei build stages, e quindi dei layer, che vi torna utile sia quando ad esempio c'è un errore nel Docker file perché è un comando e vi sbagliate un comando, sia quando dovete cambiare qualcosa, se dovete cambiare un comando perché per esempio il vostro container che si trova verso la fine del Docker file non dovete ribuildare tutto da capo, ma a partire dagli stage che avete già in cache il demone riuscirà a ricostruire il container a partire dal primo che è stato cambiato. Ok, che aspetto ha un Docker file? Ha questo aspetto qua. Questo è uno veramente minimo, ispirato a quelli che usiamo più. Che poi, tra l'altro, per provare andremo ad eseguire. Ci sono varie direttive possibili, vedete che assumerò brevemente quelle più importanti. Però,
In buona sostanza tutto ha inizio da una direttiva generalmente, non sempre necessario, tutto ha inizio da una direttiva FROM. La FROM è la direttiva che vi consente di specificare un'immagine base da cui partire. Ad esempio in questo caso noi stiamo partendo da un'immagine di Ubuntu, una specifica versione, che solitamente sta nella parte dopo i due punti che è la tag dell'immagine, che per default scegliamo come 20.04. Arg vi consente di impostare un argomento che potete passare da riga di comando quando vi date il container, ad esempio specificando poi il suo valore di default. Che cos'è un'immagine di Ubuntu in questo senso? Beh, voi prendete un'installazione più base possibile di Ubuntu. Sapete che è kernel più una serie di pacchetti di software che vi offrono dei servizi di sistema di base. Questo è un sistema operativo alla fine. Togliete il kernel. Vi rimane una serie di pacchetti software che vi offrono funzionalità di base, che stanno decompressi in una settantina di mega, meno di un CD-ROM. Ma è un sistema, un'installazione del sistema operativo di fatto completamente funzionante, minimale, che però si appoggia al kernel del sistema OS, perché tutti i processi che quei pacchetti possono creare vivono sempre all'interno del sistema in cui siete contenuti. Che facciamo qua dentro? Beh, possiamo fare quello che ci pare, quello che ci pare sta generalmente nella direttiva run, che esegue all'interno di una nuova shell, all'interno sempre del container, un comando che è quello che voi specificate dopo. In questo caso utilizziamo apt per installare delle cose. Notate che utilizziamo apt dicendogli default che deve rispondere sì sempre, utilizzando queste due variabili d'ambiente per evitare che mostri il prompt in cui chiede se vogliamo eseguire l'operazione, perché chiaramente la costruzione del container non è interattiva, è eseguita automaticamente. E se si fermasse per chiedere un input all'utente, darebbe errore perché non è una situazione prevista. Meno meno non è stata recommends, e questa remove qua sotto le facciamo per evitare innanzitutto di installare pacchetti che potrebbero non servirci e occupare spazio, e poi per rimuovere il più possibile cose inutili dal file system che è stato creato fino a questo layer. Questa cosa ha l'effetto di ridurre il più possibile l'occupazione di spazio dei diversi layer, facilitarvi sia l'immagazzinamento delle immagini sia il loro successivo eventualmente distribuzione online. Qua sotto facciamo altre cose, ad esempio mettiamo delle variabili che consentono di descrivere le proprietà dell'immagine che costruite. Ogni container, ogni immagine che viene costruita deve sempre specificare qualcosa da fare, un comando da lanciare quando il container viene avviato. E questo si fa attraverso, tra i possibili, la direttiva cmd, che ha questa sintassi qua, di fatto è un array di stringhe in cui ogni stringa è qualche opzione, la prima opzione è il nome del comando, in cui si fa una shell, quindi all'avvio del container, a partire da questa immagine, si avvierà bash. Ok? Si mette qualsiasi bash, no? Da dove qualsiasi shell, no? Certo. Ciò che è stata... Molto, infatti vedete, abbiamo fatto una roba tutta, abbiamo avuto l'esempio. Allora, altre direttive che vengono usate, diciamo ogni 3x2 quando si lavora con i Dockerfile, sono queste qua. La FROM l'ho detta, la RAM l'ho detta, env set una variabile d'ambiente, occhio, set una variabile d'ambiente all'interno di tutto il sistema. Quindi qualunque shell voi potrete avviare anche successivamente all'avvio del container, ci avrà sempre questa impostazione settata. Arg ve l'ho detta, cmd ve l'ho detta, copy vi consente di trasferire un file dal file system host in cui il container sta venendo buildato al file system interno al container. E non è l'unica direttiva che consente di fare questa cosa, ce n'è anche un'altra più complessa che si chiama add, che fa sostanzialmente la stessa cosa, ma non è limitata al file system. In add, per esempio, voi potete, come source potete specificare un URL di un file che si trova in rete da qualche parte, e sarà quello che se ne occupa Docker di scaricare quel file e buttarlo nel container. Ok? Allora, i comandi di Docker sono tantissimi, ciascuno ha una quantità spropositata di opzioni, però quello che ci interessava farvi oggi era darvi un'idea di quali possono essere, lasciarvi come riferimento quelli che userete quotidianamente se mettete le mani in questa roba. È chiaro che poi una volta che sapete quali sono le funzioni di base, una volta che avete dato tre volte, vi ricordate. Però sono tutte declinazioni di Observe Docker alla fine, e
Docker build vi consente di costruire un'immagine a partire da un Docker file. Docker run vi consente di avviare un container se c'è già l'immagine disponibile, oppure di buildare l'immagine e poi avviare un container. Docker PS è l'analogo del PS che siamo abituati ad utilizzare per listare i processi attivi, quindi lista i container che sono correttamente attivi, per vedere anche quelli stoppati PS-A, come fareste PS-A normalmente. Except esegue un comando all'interno di un container attivo. Ad esempio, voglio avviare un altro terminale dentro il container, Docker except nome del container ZSH o bash. Docker start avvia un container eseguendo il comando che ho specificato alla fine del Docker file. Docker, ce ne sono poi altri, Docker stop per esempio per fermarlo. E per listare le immagini che sono state buildate, Docker images. E per rimuovere un container, Docker rm, per rimuovere un'immagine, rmi. Questi comandi sono un po' infidi perché i container e le immagini sono riferiti, nella quasi totalità dei casi che vi ho appena mostrato, attraverso i loro id, che sono delle stringhe di, mi sembra, 8 caratteri alfanumerici, che sono assegnati univocamente da Docker a ciascun container, a ciascuna immagine all'atto della build. Per beccare automaticamente l'id di un container, voi dovete generalmente inserire nella riga di comando che scrivete una chiamata Docker PS, mettendo in qualche filtro che vi consente di fare la query e beccare l'id che volete adesso prendere uno strumento. Ci siete? Okay. Allora abbiamo praticamente quasi finito con la parte noiosa, perché quello che mi resta da mostrarvi è Docker Compose. Cos'è Docker Compose? Allora, come avete potuto appena vedere, la gestione dei container attraverso Docker può diventare un lavoro oneroso, perché i comandi sono tanti, le opzioni che potete specificare sia in fase di build delle immagini che mentre i container girano sono ancora di più, e volendo automatizzare il tutto si perderebbe moltissimo tempo nella scrittura degli script di shell che eseguono i vari comandi, no? Tipicamente, in uno scenario di questo genere, le applicazioni che eseguono all'interno dei container, o più generalmente i container stessi, vengono indicati col termine di servizi. Docker Compose è semplicemente una utility che fa parte della suite di Docker, che passa dei file di configurazione, scritti anche qua in formato YAML, all'interno dei quali sono specificati tutti i comandi e tutte le opzioni per gestire un container. Tutte le opzioni necessarie per buildarlo, tutte le opzioni necessarie per eseguirlo, più eventuali override che potreste voler fare rispetto a quello che avete scritto nel Docker file. Ad esempio, avete scritto un certo comando all'interno del Docker file, nel compose file potreste specificare un comando diverso, se avviate il comando attraverso Docker Compose verrà utilizzato qui. Che aspetterà un compose file, questo qua, questo è veramente banale. Essendo scritto YAML, anche qua è fatto a stanze, quindi avete al monte di tutto la stanza services e poi ogni servizio della propria stanza. Ad esempio qua c'è un servizio che si chiama development, e le possibili cose che potete specificare sono tantissime. Ad esempio potete specificare cosa fare all'atto della build, e gli argomenti potete passarglieli così. Potete specificarvi qual è il context. Che cos'è il context? Quando voi costruite un'immagine a partire da un Docker file, dovete sempre dirgli qual è la directory in cui va eseguita la build, perché tutti i percorsi dei file che voi potete riferire all'interno del Docker file, ad esempio quando fate le copy, saranno relativi a quella directory. Image, costruite il container, costruite l'immagine, date all'immagine un nome, ad esempio questo qua. Potete settare le variabili nell'ambiente nella stanza environment. Potete specificare il comando, come vi ho fatto vedere, come ho detto prima, la sintassi è esattamente la stessa, e poi ci sono queste due cose che ce ne sarebbero molte altre, ma le più importanti sono queste due: network mode e i volumi. Con network mode voi potete scegliere se esporre o no lo stack di rete del sistema host alle applicazioni che eseguono all'interno del container. Se voi non lo fate, verranno create delle interfacce di rete fittizie che faranno un bridge tra il processo nel container e il processo di voi. Di fatto
quelli nel container vivranno dentro di una loro sottorete, se vi sembrerà di essere all'interno di una sottorete. Se voi invece scrivete network mode host, i processi che eseguono all'interno del container vedranno lo stesso stack di rete dell'host e quindi potranno comunicare liberamente con processi che stanno al di fuori o anche su altre macchine che magari non stanno eseguendo container. E poi c'è il discorso dei volumi. Mi ricordo che il file system di Linux è fatto tale, però potremmo usare parte di DBS e il file system di DBS in diversi punti dell'albero. I volumi vi consentono di fare esattamente questo, vi consentono di specificare quando avviate un container se volete montare qualche directory del file system host in qualche directory del file system guest. E la sintassi è questa qua. Source, due punti target. Due punti, qua non c'è ma ci potrebbe stare, una stringa di uno o due caratteri che vi specifica se gli utenti all'interno del container potrebbero o no avere accesso in lettura, scrittura e quindi poter anche modificare il contenuto del volume che avete montato. I comandi di Docker Compose non ve li dico perché sarebbe semplicemente un listone identico a quello che avete appena visto, perché sono sostanzialmente gli stessi che ha Docker, quindi li chiamate semplicemente con Docker-Compose al posto che con Docker, e potete eseguire Docker-Compose build, Docker-Compose run, Docker-Compose execute e via dicendo. Ovviamente Docker gestisce tutti i container che eseguono all'interno del sistema che voi abbiate mai costruito in quel sistema. Preferite Docker file diversi, immagini diverse. I comandi di Docker-Compose si riferiscono sempre soltanto ai container e ai servizi che sono specificati nel compose file che lui va a passare. Quindi potete gestire solo i container che sono specificati in quel compose file. Comunque se vi interessa vedere come funzionano tutti questi comandi, vi ho lasciato un po' di riferimenti in giro per le stanze. Ok? Ci siete? Ok, e a questo punto vediamo questo e anche prima un altro esempio ancora più basico però. E l'esempio che vi propongo è proprio il repository dello Stored Examples, perché se non l'avete ancora notato, è un ambiente di sviluppo per ROS2, completamente generico perché a parte ROS2 non installa nient'altro, basato su Docker e fatto per essere integrato facilmente in Visual Studio Code. Qui voi potreste non installare ROS2 sul vostro sistema, non installare alcuna dipendenza sul vostro sistema. Installate Visual Studio Code, installate Docker, vi scaricate questo repository, lo aprite con l'estensione per i remote containers di Visual Studio Code e lui vi tira su un container che pesa un po', perché chiaramente l'installazione completa di ROS superate abbondantemente i gigabyte, che però è un'installazione di Ubuntu minima più quello che vi serve per sviluppare in ROS, e non disturba in alcun modo l'installazione locale di Ubuntu o quello che vi pare. Ok, quindi se non avete domande a questo punto vi mostro qualche esempio pratico. Facendo una pausa tecnica. Allora, io adesso sto dentro una cartella che mi sono creato al volo prima, nella quale, se riesco ad aprire un editor di testo, forse sì, dai, nella quale ho messo un brevissimo Docker file, che è lo stesso identico che avete visto prima. Quindi, per buildare questo Docker file, come faccio? Faccio docker build, con meno t gli dico il nome che voglio dare al container, glielo do perché sennò se lo inventa lui e tira fuori dei nomi molto fantasiosi, che hanno animali, cose di mezzo, però non saprei com'è e dopo con i comandi non riuscirei più a trovarlo. Punto per dirgli che il context è la directory corrente.
dalla password, perché per alcune cose il Docker daemon vuole i permessi, e lui sta eseguendo all'interno del container, all'interno di una scena aperta nel container, i comandi che erano specificati in quel Docker file, che installavano troppa roba per essere un esempio, se la wifi che assiste, sì. Sta installando un po' di compilatori e cose, era un pacchetto che tira, metà pacchetto che tira da casa, semplicemente per fare qualcosa. Qualcosa che pesa 300 mega, quindi non essere... Ora, se io faccio Docker images, c'è il mondo, perché chiaramente c'è, io adesso sto facendo di tutto, però vedete che c'è test, ok? L'immagine test, buildata 5 secondi fa, pesa 389 mega e ha questo ID, sono più di 8 caratteri, ok? Non gli ho detto nessuna tag, quando gli ho passato il test avrei potuto fare test due punti qualcosa, di default la tag che lui gli assegna è latest. Se voi fate docker ps, non c'è niente attivo al momento perché non state guardando nessun container, ma se fate docker ps meno a, chiaramente c'è ancora il mondo perché ci sono tanti di container stoppati, e, però non c'è niente che si chiami test perché non ho ancora eseguito nulla. Come si fa ad avviare quel container? Beh, posso fare docker run meno it test. Hai voluto anche fare docker run test, però meno i e meno t servono a allocare un terminale, in particolare meno t, all'interno del container. Potrebbero essere necessario in special modo se quello che volete fare è avviare un processo. Ma io sto avviando un processo che è un terminale, quindi mi serve un terminale all'interno del container. Meno i per dire che questo comando è interattivo, quindi non deve girare in background, ma devo collegare i flussi di standard input e standard output al terminale su cui sto dando questo comando qua sostanzialmente. Mi faccio questo, e vedete che il prompt è cambiato, perché io sono l'utente root, di default non ce n'è un altro, all'interno del container su cui c'è l'installazione di Ubuntu Mia che abbiamo appena fatto. Se faccio gcc meno dash non mi aspetto che abbia installato gcc qua dentro, c'è gcc. Se faccio CTRL D per chiudere il terminale, lui mi esce, e in questo caso, essendo quello l'unico processo che voleva attivare entrando in questo container, dovrebbe anche essere venuto giù il container stesso. Esatto. Eccolo là. Stoppato, exit 0. Se lo volessi eliminare farei docker rm e copierei l'id del container e lui lo rimuove. Se volessi a questo punto anche eliminare l'immagine farei docker rmi, copio il nome dell'immagine, l'id dell'immagine e lui me la rimuove. Questo era un esempio molto, diciamo, base, però brevemente a questo punto vi illustro quello che avete dentro ROS2 Examples. La apro per ora ancora in locale. Allora, ROS2 Examples, diciamo, vabbè, un po' di tempo c'è. Si costruisce in diversi strati. Innanzitutto c'è un Docker file che, se ben ricordo, si trova dentro config. Allora, questo è il Docker file che costruisce l'ambiente, e notate tutti i comandi che sarebbero, tutte le opzioni che sarebbe necessario specificare per buildarlo e eseguirlo ogni volta. Ecco perché esiste Docker Compose, per evitare di doverle dare e specificarle all'interno di un file di configurazione. Cosa faccio in questo environment? In realtà non faccio niente, perché mi pullo un'immagine che abbiamo costruito noi e aggiungo un utente che ha permessi di root, perché per sperimentare mi potrebbe essere necessario accedere all'hardware della macchina e quindi avrei bisogno di permessi di root per fare questa cosa, quindi è un utente che, se segue sudo, può fare quello che gli pare. Occhio che questo ovviamente dal punto di vista della sicurezza non è una buona cosa, però per sviluppare in termini di quello che facciamo noi può essere utile. In un container di default, se create un utente, lui non avrà mai i permessi di super user e quindi non potrà fare danni, anche se è un utente in più nel vostro sistema. È un utente che vive in un namespace dei process ID e user ID diverso dagli utenti comuni, ad esempio del vostro utente locale.
mi crea una cartella in cui andrà a finire tutto il repository quando lo monterò come volume, faccio cose per installare ZSH, mi installo e configuro ZSH, questi sono i comandi che dareste se la volete installare voi, e finito. Dove costruisco tutto quanto il contenuto di questo ambiente di sviluppo, quindi come costruisco questa immagine qua, come installo ROS e tutte le cose? Beh, lo faccio da un'altra parte, perché se lo dovessi fare ogni volta sul mio computer, dovrei aspettare ogni volta 10 minuti e dovrei ogni volta andare a fare un sacco di letture e scritture su SSD, perché dovrei eseguire ogni volta tutti i comandi che mi tirano sull'ambiente. Invece lo faccio da un'altra parte e pusho quell'immagine online su un repository che può essere ad esempio quello ufficiale di Docker, che è Docker Hub, e con la sintassi che avete visto prima la riscarico ogni volta e poi ci buildo sopra. E l'immagine che costruisce un ambiente di sviluppo per ROS è un'immagine in cui viene installato Ubuntu 20.04, viene installata un po' di roba necessaria a interagire col sistema, quindi ad esempio se vi servono interfacce di rete, perché ROS comunica attraverso interfacce di rete, quindi se installate PA/2 avete un po' di comandi di base per monitorare l'interfaccia di rete. Il client SSH, se state lavorando in un repository Git e quindi dovete pushare roba su GitHub o pullare, fare cose del genere, più altre cose veramente base. E poi installo ROS, questi sono gli step di installazione di ROS, quindi eseguo setup dei locali. Se avete letto la documentazione, di sapere se è data la time zone, e poi mi installo, mi tiro giù tutti i pacchetti di ROS. Parto da un'installazione base, con le sue dipendenze anche Python, e poi mi tiro giù tutto il resto dell'installazione desktop e Gazebo. Mi installo un altro po' di tool necessari per compilare software, quindi Build Essential, GDB, Wolfgang e altre cose, e sostanzialmente ho finito. Nel particolare caso in cui abbiate una GPU NVIDIA, l'immagine è diversa, perché NVIDIA consente di esporre il proprio hardware all'interno dei container, ma bisogna utilizzare delle librerie a parte che vengono raccolte in un runtime per Docker che si chiama NVIDIA Docker 2. Quindi, e serve anche installare delle dipendenze ulteriori all'interno del container, che è quello che viene fatto all'interno di questo altro Docker file qua, che builda un'immagine che ha tag NVIDIA. Quindi questa immagine viene buildata, viene anche qua la build è automatizzata con Docker Compose e viene pushata online. Voi la scaricate e eseguite il Docker file di prima per buildare sopra di essa il vostro ambiente. Il Compose poi compra tutti i Docker file. Sì, allora guarda, il compose qui è molto semplice, perché gli devo soltanto dire come si buildano, quindi gli dico usa questo contesto, usa questo docker file nei due casi e dai all'immagine questo nome. Lui si limita a buildarle. Poi, sempre per fare le cose semplici, c'è un altro script di shell, tra l'altro il link a questo repository, se volete, sta nel readme di Rosetta Examples, se non mi sbaglio. E qua, questa è una scritta di shell che io posso chiamare e dirgli buildami dev NVIDIA, e lui tutto ciò che fa è chiamare Docker Compose build su ogni target che io gli specifico, e poi Docker Compose push per mandarlo su Docker Hub. Ok? Quindi, brevemente come funziona il Docker Compose di ROS2 Examples, e poi ve lo faccio vedere avviato. Allora, il Docker Compose di ROS2 Examples è questo. Ci sono due servizi, dev, quello generico, e NVIDIA, nel caso in cui abbiate una GPU NVIDIA. Che cosa fanno? Allora, per buildarlo, vabbè, gli dico, i file di configurazione che ti servono stanno dentro la cartella config, tra cui il Docker file. Utilizza lo stack di rete dell'host anche durante la build. E poi gli do dei permessi di esecuzione abbastanza elevati, sempre perché è un container di sviluppo, quindi non mi interessa confinare applicazioni, lo eseguo io per fare delle cose che so io e lo spengo quando dico io. Per cui gli do privilegi abbastanza elevati dal punto di vista di quello che posso fare le applicazioni. Queste gliele devo settare per poter mostrare delle finestre e per poter mostrare i colori all'interno dei terminali. Eseguo con un utente che ho creato, che è l'utente che ho creato là dentro e che ha username ROS,
in modo interattivo, questo è l'equivalente di meno IT, e monto un po' di roba all'interno del file system del container. In particolare monto la mia directory SSH, così da poter accedere attraverso il cliente SSH ai server che voglio, ad esempio, per pushare su Git da dentro il container. Mi monto un po' di roba per configurarmi le shell, quindi un po' di script con comandi dentro, ad esempio lo script con i comandi di ROS2 che invocavo sempre da terminale. E poi vado a montare la cartella del repository all'interno di una cartella che sta in home ROS e che si chiama workspace. Quindi io qua dentro eseguo all'interno di documents, ROS2 examples mio. All'interno del container tutta questa roba si troverà in home ROS workspace, ma di fatto è un punto di contatto tra i due file system, quello guest e quello host. Io posso modificare, leggere e scrivere i file che sono all'interno di questo repository dentro il container, lavorandoci di fatto, e le modifiche sono visibili immediatamente da tutte e due le parti. Quello Nvidia è praticamente uguale, tranne queste direttive alla fine che consentono di esporre tutte le GPU che eventualmente sono connesse alla macchina all'interno del container. E ovviamente devo dirgli anche di utilizzare, non so dov'è, ah no, lo faccio direttamente qua dentro, vabbè, lui utilizza il runtime Nvidia per eseguire Docker. Ok. Quindi, c'è qualcos'altro da farvi vedere, che mi interessa sapere? No. Ok, okay, qua dentro vi ho lasciato anche uno script, se vi interessa, che vi automatizza l'installazione di Docker, perché non è proprio, diciamo, immediato, un po' come ROS. Ho aggiunto un repository e vanno... installate un po' di pacchetti e va creato per evitare di dover dare sudo ogni volta che si esegue un comando di Docker. Bisogna creare un gruppo chiamato Docker e aggiungerci l'utente dentro. Questo script vi automatizza tutte queste cose in modo che se mai doveste farlo vi evitate di doverlo fare a mano. Ok, quindi a questo punto io posso, è l'unica finestra che ho attiva, sì, quindi posso, faccio un po' di pulizia. Io ho installato l'estensione per i remote containers di Visual Studio Code, quindi posso fare open folder in container e non si vede. Allora, io sono qui, vado dentro lo SDO examples, ho queste due cartelle, ho queste due cartelle qua dentro. Qua dentro ci sono due file di configurazione che adesso che apro vi mostro brevemente, per Visual Studio Code, in cui gli dico esegui il servizio X dal Dockerfile Y e configurati quando ti avvii dentro quel container con queste opzioni qua, in buona sostanza. Cosa farà Visual Studio Code appena lo avvio? Adesso è già buildato, altrimenti avrebbe ribuildato da zero. Lui avrebbe buildato il container secondo quello che ha scritto nel Dockerfile che io ho scritto lì. Avrebbe costruito un'immagine, poi avrebbe usato quell'immagine per costruirne una seconda in cui c'è installato un Visual Studio Code server. Avrebbe avviato un container a partire da quell'immagine, che è uno di quelli che quando avete visto il listato del mio Docker PS prima erano taggati con VSC underscore cose, e il quale mi consente sostanzialmente di aprire una sessione remota di Visual Studio Code all'interno del container. Quindi io apro, adesso si apre Visual Studio Code dentro ROS2 Examples, aperto però nel container, come se fosse un processo, perché lo è, che sta eseguendo all'interno del container, quindi vede solo il file system del container, cioè solo i privilegi che sono stati impostati nel container e via dicendo. Devo avere due file di configurazione diversi perché ho due possibili configurazioni. Voi, se non avete GPU Nvidia, usate Deb. Io uso Nvidia perché... se no non parte niente. Come vedete sono dentro il container ROS2 USC Nvidia, ed è perfettamente identico a quello che vi ho mostrato.
Se apro un terminale qua dentro, lo vedete? Ok. Notate che il prompt è cambiato. Io ho questo prompt bianco così, e quello è tutto scuro, e la cosa è voluta per evidenziare il fatto che non sto eseguendo sul mio sistema, cioè sto eseguendo sempre sullo stesso sistema, ma sto eseguendo all'interno di un container su questo sistema. Mi trovo dentro il workspace, come vi dicevo, è tutto montato dentro questa cartella. Notate alla fine del prompt che l'utente si chiama Ross, ma l'host name della macchina è lo stesso che vedo di qua. Perché questa cosa? Beh, perché se io faccio il PA, gli ho esposto esattamente con network mode host lo stesso stack di rete della macchina host. Lui vede le stesse interfacce di rete e pertanto è in grado di in tutti i processi che si vivono qua dentro sono in grado di comunicare con quelli che eventualmente si trovano all'esterno. E se volessi ad esempio fare qualcosa di quello che abbiamo visto, giusto così per chiudere, perché se volessi eseguire uno degli esempi che abbiamo visto questi giorni, eseguo un alias per fare il source degli script di Ross, sempre le stesse cose che ho fatto gli altri giorni, provo, configuro il mio terminale per trovare tutti gli eseguibili dei pacchetti che sono qua dentro, che dovrebbero essere già stati buildati. Una cosa importante è che se voi buildate chiaramente i pacchetti all'interno del container, lui vi setuppa il workspace call con build, install, log e tutti gli script che vi ho detto il primo giorno che vengono creati. Non provate ad usarli poi al container, perché chiaramente i path che sono scritti dentro quei script sono relativi a questo file system. E quindi scoppia tutto di fuori. Finché eseguire qua dentro funziona tutto. Ad esempio, avvio il client di servizio, è solo lui, quindi adesso si mette a aspettare che c'è il server, non c'è il server. Però se volessi avviare il server lo potrei fare. Come si avvia una shell in questo container da fuori di Visual Studio Code lo potete fare. Lo potete fare, però come vi dicevo i container sono riferiti attraverso degli ID, quindi quello che dovete fare è embeddare una chiamata docker ps all'interno del comando docker exec per reperire se esiste l'ID del container che volete. La sintassi è presa qua, meno Q per dirgli quiet, cioè non mi stampare cose, lascialo da mi solo l'output se ce l'hai, meno F per dargli un filtro, che è quello, nome contiene la parola examples. Il comando da eseguire è ZSH. E sono dentro. Sono dentro la home directory di Ross, non sono dentro workspace, perché nel Docker Compose avevo detto apri il container dentro workspace. Un'altra cosa, vi mostro brevemente quei file di configurazione di cui vi parlavo. Vi mostro sempre quello Nvidia, per brevità, ma sono sostanzialmente uguali. Sono dei file JSON che Visual Studio Code usa per le proprie configurazioni. La sintassi effettiva la potete trovare nella documentazione di Visual Studio Code. Però come vi dicevo, gli dico il nome del servizio, il compose file, quali altri servizi debbano essere avviati assieme a quello che io voglio avviare, in questo caso solo lui, perché eventualmente potreste avere servizi che dipendono da altri servizi, container che dipendono da altri container, e poi tutte impostazioni a Visual Studio Code, estensioni da installare dentro, cose da fare e roba del genere. Tipicamente quando voi avviate un container di questo tipo, cioè fatto per offrire un ambiente interno a quello in cui state eseguendo, il comando che specificate non è bash, non è una shell, perché in quel caso voi avviate un singolo processo, appena lo staccate, appena uscite da quel terminale, il container muore. Voi volete che questo container resti attivo fin tanto che
non fate voi stop. Visual Studio Code è impostato in questo file per far sì che se io lo chiudo il container viene stoppato. Come si fa questa cosa? Se voi fate sì, ti dice closed, remote closed connection, eccetera. Ma qua non si vedrà mai. Ok, piccolo, aspettate, vedo se ce n'ho uno un po' più no, questa stringa qua me la tronca sempre. Ok, volevo far vedere, aspettate, vedo se magari prendono a volo quello del drone. Eccolo, ok. Eccolo qua. Vabbè, c'è un botto di roba aperta. Però questo è il dove composto di un container che deve rimanere costantemente attivo. Il comando che gli do è bash con questo comando qua. Questo è uno script di shell scritto in una riga in cui io sostanzialmente creo un processo che si mette per sempre in sleep e si sveglia solo quando gli viene ricapitato sig term. In quel caso l'azione che fa è exit 0. Questo è il processo principale del container. Quando io faccio docker compose stop, docker compose e docker manderanno sig term a questo processo, e che è l'unico, il processo principale del container, che verrà a quel punto tirato giù. Ok? Se fai control di dentro rimane comunque. Certo, se io avvio uno di questi container, avvio un terminale all'interno di quei container, faccio CTRL D per chiuderlo, il container è ancora attivo. Visual Studio Code fa questa stessa cosa, con un comando del tutto simile. Ok, se non avete domande, io per oggi ho chiuso, terminato. Dimmi. Come il container che tu è ad esempio un punto? Sì. Ovviamente se scegliate un pacchetto nuovo, si sente veramente il valore del... Certo. E poi però ogni io modifico un parametro. Sì. E quell'immagine deve essere ribildata. Sì. Ok. Come parte dalla stessa immagine, se io ho faccio una modifica, la modifica che ho fatto viene propagata anche dopo che ho ribildato l'immagine, o no? Sì. Allora, tu di fatto in questo modo puoi fare questo. Nel container che hai installi questo nuovo pacchetto. Finché non elimini quel container, cioè finché non fai docker rm, il container startato e stoppato avrà sempre quel pacchetto dentro. Poi vai nel docker file, aggiungi l'installazione di questo pacchetto, rebuildi l'immagine, la ripusci magari, in modo che se mai gli servisse per motivi simili o diversi di rebuildare quel container, ti basta riscaricare l'immagine col pacchetto nuovo già installato dentro. Ah, però magari invece nel docker file non specifico, ad esempio all'inizio il docker file non può essere stato, okay? Mm-hmm. Poi la installo a mano, mm-hmm. E poi però dopo ho installato, sì. Okay. La seconda volta che builda quell'immagine c'era ZSH dentro, visto che parte da quella prima, cioè visto che il secondo build parte dall'immagine che c'era già in cache. Se non l'hai... Non capito mai. Se non capito, abbiamo detto che quando batte il build, parto dall'immagine che c'era il build prima. Sì. E faccio un nuovo sistema. Quindi, praticamente, se l'immagine fa modifico, sì. Sì. Ti rimane. Ti rimane, sì, certo. Ok.
Perfetto, e a questo punto direi che possiamo andare tutti quanti a pranzo. Stoppo la registrazione e vi saluto.